Mosca 1980. Patrizio Oliva mette a segno il suo colpo più importante, diventando campione olimpico dei superleggeri. Che non è facile raccontare con le parole la soddisfazione che ho provato. Avevo di fronte un avversario che mi aveva privato di un titolo che avevo strameritato e me lo ritrovai lì in finale, solo per me. Volevo quell'avversario e lo volevo proprio come una favola, lo volevo in finale ed è successa la favola. Volevo la medaglia d'oro olimpica. Ci sono riuscito. Stavo svenendo. Avevo coronato il sogno della mia vita, perché io ho vissuto la mia vita come l'ho sognato. I giochi olimpici raccontati da chi li ha vissuti con il cuore. Benvenuti sul podio.